Ciao e benvenuti nel mio canale. Oggi polpette al sugo. Tutti gli ingredienti li troverete giù nelle schede informative. In una terrina ho aggiunto la carne tritata di vitello, l'uovo, il sale, il pangrattato, il prezzemolo che io per comodità ho usato quello surgelato, l'aglio tagliato sottile ma può essere anche usato tritato o anche eliminato. Nel video non si vede ma si può aggiungere anche un po' di formaggio grana grattugiato. Ho impastato per bene, poi ho fatto scaldare in una pentola dei bordi alti un filo d'olio e dell'altro aglio. Quando ha iniziato a soffriggere ma senza far brunire l'aglio, ho aggiunto la passata di pomodoro. Ho aggiunto anche un bicchiere più che abbondante di acqua e poi ho coperto e ho aspettato che iniziasse a bollire. Nel frattempo ho creato le polpettine. Come potete notare, l'impasto è molto sodo, è così che deve essere, onde evitare che durante la cottura si spappolino. Il sugo bolle, quindi ho aggiunto le polpette una ad una. In questa fase non vanno toccate per niente. La pentola va di nuovo chiusa con il coperchio e si lascia cuocere per almeno 5 minuti inizialmente. Dopodiché si cerca di smuoverle delicatamente con un mestolo di legno. Quindi si procede a far cuocere ancora le polpette fin quanto comunque il sugo non si sarà anche ristretto. Generalmente ci vogliono 15-20 minuti. Ecco, le polpette cotte, il sugo ben ristretto e qui servo nel piatto. Ricordo che le dosi sono per due persone quelle che ho preparato. E questo è il piatto finito. Se la ricetta vi è piaciuta, mettete un pollice in su. Non dimenticate di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di cliccare la campanellina per non perdervi i prossimi video. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao da Nicoletta.